Buongiorno, allora, quando decidete di partecipare a una sosta giudiziaria è molto importante per quanto riguarda i beni immobili, quindi per gli appartamenti, calcolare e tenere presente un aspetto molto importante che è quella dell'APE. Che cos'è l'APE? È stato introdotto nel 2012 ed è ormai obbligatorio inserire questa APE, questo foglio. Questo documento, che cos'è l'APE? In sostanza, non so se hai presente quando acquisti un elettrodomestico, vedi questo bollino della classe energetica, dove c'è A++, classe A, classe B, classe C, eccetera. Per l'immobile è stato esattamente stabilito che per legge, nella compravendita oppure nell'affittare un immobile, il proprietario deve inserire all'interno del contratto questo foglio redatto ovviamente da un professionista. Quindi l'APE in sostanza dà esattamente l'idea di quello che è il consumo dell'abitazione. Fino a tanti anni fa, a diversi anni fa, quindi prima del 2012, non era obbligatorio, o meglio, si poteva consegnare questo documento solamente all'atto notarile, quindi quando c'era una compravendita di un immobile il proprietario poteva anche consegnarlo in quel momento stesso. Oggi è cambiato tutto perché devi consegnare questo documento prima che ci sia la compravendita oppure che ci sia la locazione, perché chi deve prendere il tuo immobile, oppure se devi dare il tuo immobile in affitto oppure lo devi vendere, chi acquista oppure il conduttore devono sapere esattamente qual è il consumo di questa abitazione. È un documento davvero molto importante questo, perché se ad esempio, facciamo l'esempio di un elettrodomestico, se tu acquisti un televisore che costa 300 € e ha classe energetica A++, e c'è uno stesso televisore sullo stesso scaffale che costa 200 €, quindi 100 € in meno, ma ha classe energetica B oppure A, sicuramente consuma molto di più, quindi lì poi ovviamente sta a noi capire di logica che cosa ci conviene di più sul lungo termine, perché con uno pagheremo meno bollette, con l'altro invece pagheremo nell'immediato qualche soldo in meno, però a livello di consumo sicuramente pagheremo di più nel tempo. Quando acquisti all'asta è importantissimo capire il consumo, quindi dell'immobile, quindi la classe energetica, l'APE, che è l'acronimo di attestato di prestazione energetica dell'immobile in questo caso. Questa classificazione la trovi all'interno delle perizie. Difficilmente non trovi all'interno delle perizie questa classificazione. Qualora non riuscissi a trovarla, ovviamente ti puoi affidare a un consulente, così come facciamo noi per i nostri clienti, così come faccio io, per i miei clienti e il mio team, ovviamente. Oppure ti rivolge un professionista di tua fiducia. Per qualsiasi altra informazione o domanda puoi commentare qui sotto il video e sarò lieto di poterti aiutare a risolvere quelle che sono tutte le tue domande.